Buongiorno ragazzi, nella video lezione di oggi affrontiamo insieme le prime due pagine, quindi pagina 180-181, in cui troviamo la spiegazione di Roma. Il titolo che avete a pagina 180 è Exploring Rome, the Eternal City, quindi Esplorando Roma, la città eterna. Alla vostra sinistra c'è un breve fact file, quindi una serie di informazioni riguardanti Roma, tutte molto sintetiche, che non leggiamo insieme, potete leggerle per il vostro interesse personale. Leggiamo invece insieme le pagine appunto 180-181. Rome, the capital city of Italy since 1870 and seat of the Catholic Church, sede, seggio della Chiesa Cattolica, has been an important center of civilization for more than 2000 years. The Vatican City, the world center of the Roman Catholic Church, lies on the west bank of the river Tiber, opposite the centro storico. Città del Vaticano, quindi uno stato a sé, che è il centro mondiale della Chiesa Romana Cattolica, lies on, quindi si trova, letteralmente giace, quindi si trova sulla riva ovest del fiume Tevere, esattamente di fronte, opposite al centro storico. Vedete infatti nella piccola mappa che avete in alto, pagina 180, a ovest del Tevere troviamo San Pietro e i Musei Vaticani, St. Peter and the Vatican Museums. According to legend, Rome was founded in 753 before Christ by the twins Romulus and Remus. Quindi founded, fondata, and the twins, i gemelli, who, abandoned by their mother, were transported by the current of the Tiber, vennero trasportati dalla corrente del Tevere, and came to rest at the foot of the Palatine, where they were nursed by a wolf. Quindi vennero a fermarsi ai piedi del Palatino, dove vennero nutriti da una lupa. In Rome there is the perfect union of art and history. The architecture of Imperial Rome, a combination of Etruscan and classical Greek styles, gradually developed new and uniquely Roman forms based on the arch, the vault, and the dome. The most significant evidence of the Roman Empire can be witnessed with essential monuments such as the Colosseum, Constantine's Arch, and the Forum Romanum. Quindi a Roma troviamo l'unione perfetta di arte e di storia. L'architettura della Roma imperiale, che è una combinazione dello stile etrusco e dello stile greco classico, lentamente, gradualmente si è sviluppata, si sviluppò e divenne unicamente, tipicamente, romana, con delle forme proprie. E tipicamente quindi forme basate soprattutto su archi, sull'arco, sulla volta e sulla cupola. La prova evidence più significativa dell'impero romano può essere testimoniata, può essere quindi rende testimonianza con monumenti come ad esempio il Colosseo, l'Arco di Costantino e il Foro Romano. Vedete sulla mappa a est del Tevere, you see the Colosseum and the Roman Forum, so not far, actually very close to each other. Okay. During the early Christian period, simple rectangular basilicas were built, forms which by the 12th century had been incorporated into the Romanesque style. The Renaissance saw a return to classical ideals of simplicity and harmonious proportions, as you can see in Piazza del Campidoglio, designed by Michelangelo. However, it was in the flamboyance of the 17th century Baroque that Rome once again displayed a great architectural expression, such as in the famous Fontana di Trevi and in the three Baroque fountains in Piazza Navona. Strolling around the Eternal City is like walking through history. Allora, durante il primo periodo cristiano, quindi durante la conversione al cristianesimo e ancora prima, durante i primissimi anni del cristianesimo, vennero costruite delle basiliche di pianta rettangolare,
forme che a partire dal XII secolo, quindi dal 1100, erano state incorporate nello stile romanico. Il Rinascimento vide un ritorno agli ideali classici di semplicità e di proporzioni armoniche, come puoi vedere ad esempio nella Piazza del Campidoglio, che fu, come si dice, designed, progettata, che fu progettata da Michelangelo. Tuttavia, è nella flamboyance, la ricchezza, l'opulenza, quindi la fioritura del 1600, del barocco del 1600, che Roma ancora, una volta ancora, mostrò grande espressione architettonica, come ad esempio con la famosa Fontana di Trevi e con le tre fontane barocche di Piazza Navona. Passeggiare per la città eterna è come camminare attraverso la storia. Ok, what to see? Vediamo la prima parte di What to See, quindi fino a The Spanish Steps, Piazza di Spagna. Allora, What to See, The Colosseum and the Roman Forum, The Pantheon, Piazza Navona, The Trevi Fountain, The Spanish Steps. Poi vedremo St. Peter's and the Vatican Museums. Allora, The Colosseum and the Roman Forum. Two of the most precious remains of ancient Rome, the Colosseum and the Roman Forum, can be found between the Capitoline and Palatine Hills. The Flavian Amphitheatre is the largest structure for entertainment ever built by the Romans. It was commissioned by Emperor Vespasian in Anno Domini 72. Some 50,000 spectators could watch deadly gladiatorial combats and wild animal fights staged by emperors and wealthy citizens, largely to gain popularity. From the Colosseum, following Via dei Fori Imperiali, it is possible to visit the remains of the Roman Forum, the religious, political, and commercial center of ancient Rome, which reflects the 12th century of history that created Roman civilization. Allora, due delle più preziose rovine dell'antica Roma, quindi ciò che rimane dell'antica Roma, il Colosseo e il Foro Romano, si trovano tra il Colle Capitolino e il Colle Palatino. L'Anfiteatro Flavio, o Colosseo, è la struttura per l'intrattenimento più grande che sia mai stata costruita dagli antichi romani. Fu commissionata dall'imperatore Vespasiano nel 72 d.C. Circa 50.000 spettatori potevano guardare combattimenti mortali fra gladiatori e lotte di animali feroci, wild, feroci, selvaggi, fights, lotte. Staged, quindi messe in scena, organizzate da imperatori e da wealthy, ricchi cittadini, largely, principalmente per guadagnare popolarità. Quindi la forma dell'intrattenimento nel teatro era finalizzata a fidelizzare la popolazione, sia da parte degli imperatori che da parte di cittadini molto benestanti. A partire dal Colosseo, seguendo Via dei Fori Imperiali, è possibile visitare ciò che resta del Foro Romano, il centro focale dell'antica Roma, sia dal punto di vista religioso che politico e commerciale, che riflette 12 secoli di storia che hanno costituito la civiltà romana. The Pantheon. Between Piazza Navona and Via del Corso, in the heart of the Centro Storico, is the Pantheon, the best preserved Roman ruin and one of the most impressive architectural masterpieces of all time. The Pantheon was built by Agrippa in 27 before Christ and reconstructed by Adrian in 118 Anno Domini as a temple dedicated to the major gods of the pagan religion. In 608 it was converted into a church. From the outside, with its portico of monolithic granite columns, the Pantheon almost resembles the facade of a Greek temple, and yet the interior, with the immense concrete dome, is a perfect example of Roman architectural space. The interior was conceived as a sphere inserted in a cylinder, as the diameter and the height of the dome are identical.
The opening at the top, the only source of light, is called Oculus. The side chapels contain the tombs of the kings of Italy and of Raphael. Ok, tra Piazza Navona e Via del Corso, lo vedete nella mappa, nel cuore del centro storico romano c'è il Pantheon, ciò che resta meglio conservato degli antichi romani e uno dei più impressive, vuol dire impressionanti nel senso di suggestivi, maestosi, capolavori architettonici di tutti i tempi. Il Pantheon fu costruito da Agrippa nel 27 prima di Cristo e ricostruito da Adriano nel 118 dopo Cristo come tempio dedicato ai principali dei della religione pagana. Nel 608 fu convertito in una chiesa. Da fuori, con il suo portico di colonne in granito, monolitiche in granito, il Pantheon quasi assomiglia alla facciata di un quasi ci ricorda la facciata di un tempio greco. E tuttavia l'interno, con l'immensa cupola in cemento, è un esempio perfetto di spazio architettonico romano. L'interno fu concepito come una sfera inserita all'interno di un cilindro, poiché il diametro e l'altezza della cupola sono identiche. L'apertura in cima alla cupola, l'unica fonte di luce, è chiamata oculus. Occhio. Le cappelle laterali contengono le tombe dei re italiani e di Raffaello. Piazza Navona. One of the most spectacular squares of Baroque Rome, it also represents a popular place in contemporary life. The elongated shape of the square repeats the structure of the stadium of Domitian, built in the first century anno domini for sports competitions. The giants on Bernini's fountain of the four rivers at the center of the piazza represent the four major rivers of the continents known at the time. The fountain is surmounted by one of the 13 obelisks in Rome. In the past, Piazza Navona was a marketplace and a venue for festivals during which it was partially flooded. Ok, una delle più spettacolari piazze della Roma barocca rappresenta anche un luogo molto popolare nella vita contemporanea. Infatti Piazza Navona è il luogo dove i romani si raccolgono per vari eventi durante l'anno. La forma allungata della piazza ricorda un po', ripete, la struttura dello stadio Domiziano, costruito nel primo secolo d.C. per gare sportive. I giganti sulla fontana dei quattro fiumi del Bernini, al centro della piazza, rappresentano i quattro principali fiumi dei continenti che erano noti nel momento in cui questa fontana fu realizzata. La fontana è sormontata da uno dei 13 obelischi che si possono trovare a Roma. In passato Piazza Navona era un luogo di commercio e anche una località, un posto, venue, letteralmente un posto in cui si realizzano eventi, quindi un ritrovo per le feste, festivals, celebrations, durante le quali veniva parzialmente, letteralmente flooded vuol dire allagata, quindi flooded in questo caso crowded with people, affollata di gente. The Trevi Fountain, designed in the 18th century and built over 30 years, the Trevi Fountain is a celebration of water as a symbol of life, health and change, with a personification of Oceanus at the center of the structure, emerging from the water on a chariot led by seahorses and tritons. The charm of the fountain is given by the contrast between its large size and the small square that contains it, and seems to almost compress it, along with its location on the side of a building that does not allow the viewer to walk around it. Don't forget to throw the famous coin to ensure your return to the Eternal City. Allora, progettata nel XVIII secolo, quindi nel 1700, e costruita lungo circa 30 anni, la Fontana di Trevi è la celebrazione dell'acqua come simbolo di vita, salute e cambiamento, con la
personificazione di oceano nel centro della struttura, oceano che emerge dall'acqua su una carrozza condotta da cavalli marini e tritoni. La bellezza della fontana è data dal contrasto tra la sua immensa dimensione e la piccolezza della piazza che la contiene e che sembra quasi comprimerla. Insieme a Along With, la sua posizione a lato di un edificio che non consente a chi la vede, the viewer, di girargli intorno. Non dimenticare di buttare la famosa scusate, la famosa monetina per assicurarti di tornare nella città eterna. The Spanish Steps, Piazza di Spagna, in the heart of the most elegant and exclusive area of the historical center, the Spanish Steps have always been a meeting place not just for Romans, but also for foreign visitors and artists. They take their name from the Palazzo di Spagna, built in the 17th century to house the Spanish embassy. The famous staircase was built in the 1720s to link the square with the French Renaissance Church of Trinità dei Monti above. Allora, nel cuore dell'area più elegante ed esclusiva del centro storico, Piazza di Spagna è sempre stata un punto di incontro non solo per i romani, ma anche per i visitatori stranieri e per gli artisti. Piazza di Spagna prende il suo nome dal Palazzo di Spagna, costruito nel 1600 per ospitare l'ambasciata spagnola. La famosa gradinata fu costruita negli anni 20 del 1700 per collegare la piazza con la chiesa in Rinascimento francese di Trinità dei Monti che si trova al di sopra. Concludiamo con l'ultimo paragrafetto su The Spanish Steps, a pagina 182. The 138 steps are animated by terraces and curved sections that create the effect of a waterfall precipitating into the square below. In the spring, it is decorated by colorful azaleas. Barcaccia Fountain was designed by Pietro Bernini, Gian Lorenzo's father, and it represents sinking boat placed in a low basin. I 138 gradini sono animati, prendono vita da terraces, quindi gradini ripidi, e da sezioni invece curve, quindi la verticalità che si oppone alla curva, che creano l'effetto di una cascata waterfall che precipita sulla piazza che sta sotto, below. In primavera, Trinità dei Monti, Piazza di Spagna è decorata da azalee colorate. La fontana Barcaccia fu progettata da Pietro Bernini, padre di Gian Lorenzo Bernini, e rappresenta una nave che sta affondando in un bacino profondo. Ok, questo è quanto per quanto riguarda appunto la prima parte su Roma. Durante la prossima lezione insieme su Meet, quindi giovedì 30 aprile, completeremo la parte su Roma e faremo qualche esercizio insieme. Vi ringrazio per aver guardato questa video lezione, spero che sia tutto chiaro. Nel caso in cui doveste avere dei dubbi, chiedetemi pure. Grazie e buona giornata.